Allora, sono Manuela Di Pasquale, faccio l'avvocato, mi occupo maggiormente dei diritti delle persone e della famiglia e quindi tratto spesso clienti privati, per cui ho nel mio studio mi vengono rappresentati un po' i disagi che sono oggi presenti nella società. Sono di Teramo, quindi sono abruzzese e sono candidata nella circoscrizione meridionale. Il film che amo particolarmente è La vita è bella di Benigni perché è diviso in due tempi. Fa vedere la bellezza della vita e dell'amore in una prima parte e poi la crudeltà, della guerra, della perdita dei diritti e quindi dell'Olocausto. Per cui è un film, secondo me, bellissimo perché ha l'ironia all'interno di una tragedia che abbiamo vissuto nella storia. Generalmente quando ho qualche tempo libero amo camminare tra la natura, intanto il silenzio della natura, per dirlo silenzio, perché in realtà poi la natura ha molti rumori, che è il vento tra le foglie o anche il cicchettio dell'uccello, eccetera, e mi rilassa moltissimo, quindi amo camminare tra la natura. Quando ero bambina io adoravo e pensavo di fare la ballerina di danza classica e quando c'erano quegli intervalli in televisione nel pomeriggio di qualche tempo fa, c'era quella musica classica e io passavo le ore a ballare. Poi mio padre era operaio, quindi non poteva permettersi di mandarmi a scuola di danza e per cui ho dovuto abbandonare questo sogno. Il mio piatto preferito sono le virtù, che è un piatto tipico teramano che si fa all'inizio di maggio, in cui vengono raccolte un po' tutte le rimanenze e le dispense, e quindi si mischiano legumi e verdure fresche, e viene fuori un piatto molto saporito e profumato. È la mia casa, perché nella mia casa ovviamente ci sono i miei affetti, ci sono le mie cose, c'è anche il mio letto dove riposo, è la mia casa, il mio mondo è la mia casa. Allora, in politica io ho ammirato moltissimo Franco Marini, per la sua tenacia e quindi anche la sua testardaggine abruzzese, e poi perché comunque era un uomo delle istituzioni, che quindi ha lavorato nell'interesse delle istituzioni, ma anche nell'interesse dei lavoratori, perché ha avuto un rapporto sindacale. Poi amavo di lui questa parte molto più moderata, cattolica, perché noi veniamo da una stessa formazione politica, ma anche l'amore per la sua terra. Allora, sicuramente il momento più importante della mia vita è quando ho avuto mio figlio, ma penso che per qualsiasi donna il momento più bello è mettere al mondo una vita che è quella del proprio figlio, anche perché sentirsi realizzata come donna, ma anche dare inizio ad una famiglia e anche seguire la crescita di questo ragazzo. Per cui io penso che per qualsiasi donna, in paragone a qualsiasi cosa, il momento più bello è quello di avere un figlio, cioè dare la vita. Ero giovane, appena maggiorenne, e ho iniziato con il giovanile della Democrazia Cristiana. Mi ricordo che all'epoca si facevano dei corsi di formazione con la Iervolino, con tanti personaggi dell'epoca, lo stesso Franco Marini, e io mi sono appassionata alla politica e per l'aspetto sociale che ha, soprattutto alla politica, che qualche volta noi lo dimentichiamo, ma anche il senso di appartenenza e che è un'attività che dovrebbe essere fatta in comunità e che spesso, diciamo, troviamo invece gli individualismi. Amo della politica la parte dello stare insieme, di condividere le progettualità. Intanto devono assolutamente andare a votare e non lasciare gli altri che scelgano per loro. Poi comunque di dare un voto informato, cioè di informarsi autonomamente, leggendo e ascoltando più opinioni, per poi dare un voto consapevole. La mia esperienza politica, il momento più bello, diciamo, è quando ho fatto la campagna elettorale da candidato sindaco nella mia città. Ho perso per 700 voti, ma devo dire che la città mi ha dimostrato un grande amore, veramente un affetto, un amore, un'appartenenza, l'aver condiviso il progetto, le idee e il contatto continuo per circa 3 mesi con le persone è il momento più bello della politica. L'uccisione di Aldo Moro perché segna un momento storico molto triste per la politica, per le persone, è anche un momento di alto terrorismo. In una parola, per me l'Europa è solidarietà ed è civiltà. Intanto a far crescere l'Unione Europea, quindi a salvaguardare questa istituzione che è importantissima, e poi sicuramente a mettere al centro l'essere umano, perché quando noi mettiamo al centro di ogni cosa la persona, allora noi tuteliamo tutto.
perché tuteliamo una crescita sostenibile, l'ambiente, i diritti, l'uguaglianza, le minoranze, tutto. Quindi penso che tutta la politica deve ruotare intorno alla persona.